Questa caffettiera ha più di 10 anni, perché è 10 anni che ce l'abbiamo io e Emile, ma ci è stata data, non mi ricordo, o da mia madre o da sua madre, ma era già usata, perché noi ne avevamo solo una grande. Solo che il caffè che fa questa caffettiera non lo fa nessun'altra caffettiera, ma credo ormai stia arrivando alla fine. La mia macchinetta del caffè ormai sono mesi, mesi e mesi che è totalmente spenta, staccata, non la utilizzo più. Sto valutando se darla via oppure no, perché praticamente non la sto più usando. Però, boh, non lo so, magari poi più avanti ogni tanto la utilizzerò. D'inverno, quando voglio del cappuccino, non ne ho proprio la più pallida idea, non so proprio che cosa fare, ma più che altro devo fare fuori queste cialde qui. Perché non so adesso che validità abbiano avendo buttato via la confezione. In casa normale regna il totale disastro. Io ho messo a caricare il video e qua c'è ancora un po' di cose da mettere via. Queste ce le siamo dimenticate fuori. È una Macedonia. Boh, adesso controllerò. Qua abbiamo le cose che non sono state in lavastoviglie. Qua dentro abbiamo messo il vino e utilizziamo questi cubotti di ghiaccio qui. Non so chi di voi li utilizza, li conosce. Noi li abbiamo presi qualcosa tipo 5-6 anni fa. Sono belli perché sono riutilizzabili, punto primo, e poi non vanno ad alterare il sapore rispetto al ghiaccio normale che sciogliendosi rilascia l'acqua. E tutte le volte poi cosa faccio? Li lavo, li disinfetto con un pochettino di ammuchina dopo averli lavati, giusto una punta, perché ho paura che poi, boh, formino una carica batterica. Sì, lo so, sono fissata. Comunque sia, li lavo, li asciugo e poi vado a metterli via nel sacchetto e li rimetto in freezer. Qua c'è un disastro, sono le cose della colazione, la tazza di Mile, la lavastoviglie di ieri sera da svuotare. E poi qua cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Abbiamo lo straccio con lo spruzzino perché ieri sera, prima di andare a letto, ho fatto i vetri dalla parte esterna. Tendenzialmente li faccio sempre di sera, i vetri esterni. Oppure se mi sveglio presto al mattino, capita che li faccio anche presto al mattino, ma diciamo che d'estate li faccio quasi sempre di sera. Copridivani ovunque. Sì, ieri sera abbiamo avuto gente. Ah, chiavi dimenticate di Laura. Queste sono le chiavi di casa nostra, la coppia che ha Laura. La piantina cresce, guardate un po' cosa sta facendo. Anche la camera è tutta da pulire, il bagno non ne parliamo. Ah sì, qua avevo già tirato fuori questo. Ah, vi faccio anche vedere cosa ho preso per il mare. Ho preso questo che devo ancora lavarlo. Allora, vediamo se riesco. Ho preso questo qua, mi è piaciuto davvero tantissimo. Io e Mile abbiamo preso da Calzedonia il costume. Io ho preso questo a fascia ed è la prima volta che proverò un costume a fascia per il fatto che io ho sempre il segno che va dietro al collo. E questa è la mutanda a vita alta, arriva proprio in vita. E invece la Mile ha preso questo qua, che adesso deve portarlo subito a fare una modifica perché non gli piace il fiocchetto, quindi lo portiamo dalla sarta perché io non credo di riuscirci. E la mutanda è invece così, con i laccetti, che io poi ho detto a Mile, cioè l'accetto lascialo perché riprende i laccetti che ci sono sul lato. Ha detto di no, che non le piace, insomma, sapete com'è. E tutte queste cose qui abbiamo speso 41 euro. Qua si vede, niente.
Quindi 41 euro i due costumi e il copricostume. Considerate che già solo il mio costume viene 20 euro la mutanda e 30 il pezzo di sopra. Quindi erano già solo 50 euro il costume. C'era il 70% da Calzedonia. Insomma, diciamo che questa casa sa da pulire, ma ho la voglia che mi esce da tutti i pori questa mattina. Tanto per cambiare, come capita ultimamente, ve l'avevo chiesto anche su Instagram e tutte mi avete detto che capita anche a voi d'estate di avere decisamente meno voglia. Mi va bene che oggi fa freddo. Guardate, siamo ad agosto, e qua fa fresco, sono abbassate le temperature. Sì, c'è il piumone, che lo tolgo, lo metto, lo tolgo, alla fine ho fatto di lasciarlo. Diciamo che quando fa caldo dormiamo sopra il piumone e ci mettiamo un lenzuolo, ma ultimamente stiamo proprio dormendo dentro al piumone e si sta benissimo. Mi sa che forse l'unico modo per svegliarmi è farmi la doccia. Sì, magari mi riprendo, faccio una doccia e poi, per la vostra felicità, puliamo casa insieme. Perché mi avete detto che video, cioè che vedervi fare le pulizie vi piace, quindi dal momento che le devo fare, perché no? Facciamole insieme. Io direi che mi bevo il secondo caffè, poi doccia, e sto continuando a perdere tempo, lo so. E poi iniziamo. Sono le 8:20. A mezzogiorno arriverà Mile, mangerà, poi ritornerà a lavorare. Oggi per noi è domenica, come tutte le domeniche. Mile è il giorno dove è fuori casa praticamente tutto il giorno. Va bene. Caffè, doccia e poi si inizia. Non, ragazze, per favore, non. Dai, non so che volete che io rimanga qui, ferma con voi, a chiacchierare, a tenervi compagnia, ma proprio non posso, il dovere chiama, quindi abbiate pazienza, devo andare. Ciao. La doccia è stata fatta e mi sento ancora più fiacca di prima. Capelli li lasciamo così, li abbiamo pettinati bene, che io poi sotto la doccia, ragazzi, ci sto 3 ore, non tanto quanto per lavarmi, ma ci sto 3 ore a pettinarmi i capelli, perché mi si formano dei nodi che lasciamo perdere. Allora li lasciamo asciugare così, si asciugheranno da soli, così poi questa sera passerò la piastra. Bene, direi che è giunta l'ora di iniziare. E da dove iniziamo? Dal bagno o dalla camera? Non lo so. Dalla cucina no, perché ho appena sentito Mile, che appunto arriverà a mezzogiorno, molto probabilmente viene anche Laura a pranzo. Ma oggi hanno voglia di riso al pomodoro. È una vita che non lo faccio, cioè praticamente è una cosa che non faccio praticamente mai. Ma tutte e due va bene quello, ho detto che Mira non vuole nient'altro perché poi deve rientrare e quindi quando fa lo spezzato mangia sempre molto leggero perché poi rientrando in cella frigo alla CIDAC le viene subito mal di stomaco. Quindi faremo quello, poi c'è da dire anche che ieri sera abbiamo mangiato, che la metà bastava. Ieri sera abbiamo fatto cena a base di pesce e abbiamo mangiato davvero tanto. Quindi oggi risotto al pomodoro o in bianco, non lo so, boh, vediamo poi, qualcosa mi verrà in mente, anche se loro effettivamente hanno chiesto specificatamente risotto al pomodoro. Sa, iniziamo, iniziamo, iniziamo. E buongiorno, perché mi sa che inizio video non vi avevo dato il buongiorno, scusate. Alla fine ho deciso di iniziare dal bagno perché era la seconda stanza più incasinata rispetto alla cucina. Ma fare la cucina non aveva senso, aveva più senso pulirla una volta finito il pranzo. Per la pulizia del bagno utilizzo i prodotti della Winnis, come ormai sapete, anche se in realtà sto sperimentando un nuovo metodo, una nuova cosa per pulire tutta casa, ma voglio provarla ancora 1 o 2 settimane prima di parlarvene per vedere bene i risultati. Il bagno lo vado a pulire con la spugna dei piatti, quella spugna dei piatti che una volta che la parte abrasiva non funziona più, al posto di buttarla la passo e la utilizzo per un paio di volte in bagno.
Insomma, in casa normale non si butta niente. Ragazzi, quando pulite il bagno, ricordatevi che i dosa saponi fanno parte delle cose da pulire quotidianamente insieme al vostro bagno. Ho visto dei portasaponi con intorno della polvere messa lì appiccicata che non andava più via, che mi ha fatto letteralmente rabbrividire. E non so se avete notato, sì, lo straccetto della polvere, questo qui che state vedendo adesso, lo passo anche sul piumone umido per andare a togliere quella polvere che rimane, che non va via neanche sbattendolo, quelle volte che non lo metto fuori. E sì, è proprio lì dove avete visto, sto sciacquando con una cosa e sto sperimentando la pulizia di un po' di parti della casa, ma vi ripeto, voglio provare ancora bene e poi ve ne parlerò. E inevitabilmente non mancano le 1000 lavatrici al giorno, come sempre. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno meno un quarto e ho avuto gente. Quello che al momento è stato fatto è il bagno, pulito a fondo, mancano solo i pavimenti, lavatrici, abbiamo pulito e spostato la cassettiera, pulito qui, l'altra lavatrice ha finito. E appunto abbiamo fatto il letto e pulito l'armadio sia dentro che fuori che sopra. Ma rimangono ancora da fare i pavimenti, il tappeto, c'è da pulire tutto questo mobile qui, dobbiamo anche spostarlo. Questi vetri sono stati fatti. Nel frattempo la vicina ci ha portato le prugne appena raccolte e del sugo di pomodoro fresco che andremo ad aggiungere al nostro risotto. Non so come lo facciate voi, io il riso al pomodoro lo faccio così. Olio, scalogno, faccio soffriggere, metto dentro il riso che lo faccio tostare. Poi sono andata ad aggiungere il sugo di pomodoro fresco e infine vado ad aggiungere l'acqua salata. E la situazione di quasi tutti i giorni, ma anche di oggi che domenica in casa normale, è la codesta. Domenica c'è mela verde, che ci piace tenerlo come sottofondo ad entrambe, sia a me che Mile, anche se poi in realtà non lo guardiamo. Però non lo so, ci piace un po' come forum. La nostra tavola non è mai apparecchiata da Instagram o da rivista, insomma, sempre molto così. Adesso metto giusto l'acqua e le posate. Ah, forse questa mattina vi avevo detto che sarebbe arrivata Laura a pranzo, poi nel frattempo ha cambiato idea, non viene a pranzo, ha deciso di stare a casa. Anche perché tanto molto probabilmente ci vediamo questa sera, senza molto probabilmente, ci vediamo questa sera con lei e con dei ragazzi conosciuti tramite YouTube, nel senso una ragazza che guardava i video, che arriva dalla Puglia, è venuta qui, ci siamo sentite tramite email, ci siamo già incontrate ieri e visto che poi domani loro dovrebbero partire, questa sera si va a mangiare la pizza tutti insieme e ci sarà anche Laura. E nel frattempo abbiamo finito di mangiare, ragazzi, il riso buonissimo, fatelo provare per credere, come in tutte le case normali, si svuota la lavastoviglie, si riempie la lavastoviglie. Non direi perché io ad esempio a casa mia la lavastoviglie la svuoto tutte le mattine. Ma tu sei perfettina e io al mattino non ho avuto tempo perché sei arrivata e mi hai parlato di lavoro. E di lavoro si parla sempre. Comunque ragazzi, ci siamo aperti una ditta di pulizie. Ma non è vero! Nel frattempo, mentre ero su, sono andata a prendere questi cuscini e insomma questo cambio tessile qua che voglio cambiare un pochettino perché oggi pulisco un pochettino a fondo anche qua la cucina prima di partire. Nel frattempo abbiamo già tirato fuori la scatola con tutte le creme dell'anno scorso che mi sa che andranno buttate tutte perché che noi sappiamo valgono un anno o 12 o 24 mesi. Adesso cerchiamo di Ma leggere. qua non c'è scritto. No, perché dopo un po' sappiamo che scadono, nel senso che si possono Anche mettere queste. addosso, ma diventano semplicemente delle creme, come si dice, emollienti, ecco, non mi viene in mente l'altro termine, e va via la protezione solare. Perché abbiamo tutte queste, bisogna cercare di No, butto. capire se sono quanto valgono. Boh. E dopo aver guardato un pochettino lo sport con la Mile,
La Mile si è riposata 10 minuti e mentre lei si riposava io ho incominciato a fare quelle operazioni poco rumorose, quindi sono andata a cambiare questi cambiotessili. Spero tanto di trovare la tenda, che in realtà l'anno scorso l'avevo vista, le Leroy Merlin, fatta esattamente così, per andare poi a fare le tendine, insomma, come quelle lì che ho fatto con l'Orsena per farle di quel colore. E nel frattempo la seconda voce guida, ragazzi, non c'è. Perché ho ufficialmente legato ed imbavagliato Arianna, che è proprio qua a fianco a me. Ed abbiamo praticamente finito. Si mette a fuoco, sì, sono le 2:25. Abbiamo cambiato i tessili, gli altri sono in lavatrice, abbiamo messo questi. La macchinetta del caffè ho fatto che toglierla, tanto al momento non la utilizzo. Ho tirato fuori la bilancia, ho ritirato fuori il bimby, anche se non è che era scomodissimo perché il bimby lo tenevo là dentro, quindi era a portata di mano. Ogni volta che mi serviva semplicemente lo mettevo fuori. Però ho provato a lasciare vuoto quell'angolino lì, ormai sono talmente abituata a vederlo pieno che vuoto non riesco proprio a vederlo. Ero anche indecisa nel frattempo e non ho filmato, perché sapete che ho problemi di batteria, ho una videocamera vecchissima, a togliere il portaspezie, ma anche lì lo vedevo davvero troppo vuoto. Non so se adesso provo a ritoglierlo, lo lascio un attimo senza, giusto per farmi l'occhio, però ormai abituata a vedere quel punto lì pieno, dove stavo inquadrando, non lo so, non riesco più a vederlo vuoto. In realtà mi mancano ancora tutti i pavimenti, quindi devo passare l'aspirapolvere e lavare, ma sta praticamente arrivando gente. Ecco, un'altra cosa che non so se vi ho detto o non vi ho detto. Che faccio sicuramente negli anni passati o forse in qualche vlog precedente, insomma un po' di anni che la faccio, soprattutto d'estate. Io metto sempre uno straccio qui nelle scale, che tendenzialmente è uno straccio in microfibra ed è quasi sempre umido. Quindi quando vado a riempire il secchio per lavare i pavimenti, immergo lo straccio, lo strizzo bene stretto e rimane umido. Questo perché? Perché quando arriva gente, se non si toglie le scarpe, è costretta a passare su questo tappeto che è leggermente umido e va a pulirgli meglio le scarpe, il mio pavimento si sporca di meno. Voi direte, rimane l'impronta nei primi passi finché non si asciuga il sottosuolo? Non esiste sottosuolo, finché non si asciuga la parte di sotto delle scarpe. Sinceramente non ci ho mai fatto caso, ecco, diciamo che un pavimento dove lo sporco o eventualmente le impronte non si vedono. Sicuramente una cosa è certa, la suola delle scarpe di chi entra qua dentro è sicuramente più sterilizzata rispetto a uno che non sia passato qua sopra. Cosa ho detto? La vostra Erika cosa ha detto? Avete capito cosa ha detto? No, perché in realtà non ho neanch'io capito bene quello che vi ho detto. Cioè so quello che volevo dirvi, ma non so. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, gli ospiti stanno arrivando, quindi i pavimenti si faranno tutti questa sera. Non riesco neanche a fare i. Stanno arrivando, questione di gelato e parcheggi. E niente, in questo vlog cosa abbiamo fatto? Musica e pulizie, non credo di aver parlato molto ad inizio video. Se voi avete piacere, noi ci vediamo lunedì prossimo, perché attualmente i video sono una alla settimana e solo il lunedì, sicuramente poi magari da ottobre, quando arriva il mio mese, il mio periodo, ritornerò più carica che mai e magari vi stresseremo tutti i giorni, sia io che Mile, ma ora mettici il caldo, mettici la stanchezza, mettici che continui a squillarmi il telefono nel gruppo, io porto la torta, tu non la porti, mi avevano scritto ma stavo filmando e non li avevo letti, quindi mi hanno chiamato. Vacanza, vacanza, ho bisogno di vacanza. Chissà, magari nel prossimo video riusciremo a fare la valigia insieme. Chi lo sa, magari, magari. Grazie per avermi sopportato, grazie per avermi supportato. Se vi va, devo andare. Come ogni volta che bisogna uscire, io sono già pronta. Ecco, brava, hai già capito? 3 ore che l'ho messa in moto, stavo dicendo, lo accende e Ascoltare. chiarisce, a prendermela, no? Poi dice, eh sì, sempre l'ultima. Beh, non è che è un bel vedere, eh?
Questa devo filmarvela. Quante cose non filmiamo noi di una casa normale? C'era Mille che è arrivata a casa e ha detto: amore, ho portato il camice, ma oh, non trovo più i calzini. Uno l'abbiamo, trovato prima. Uno qua, uno là. E l'altro era qui nel parcheggio. Saluto nuovamente, come sempre, io, me stessa, medesima. E per questo blog è tutto. Ciao!